Io ero una morning person una volta, adesso dormirei la mattina tipo po'. Dormirei sempre. Dopo la sveglia mi prendo sempre un pochino di tempo per aprire la finestra. Ascoltare gli uccellini mattutini, respirare un po' dell'aria mattutina come motore per ricominciare bene la giornata, certo, polline permettendo. Qui non servono particolari spiegazioni, vero? Andiamo avanti. Topine, è ora di fare colazione. Svegliarle, due bestiole. Pinguigliette? Chi c'è qua? Morgana? Genzana? Voi siete tutte sonnate stamattina? Occhio! L'ora della colazione per me è il peggior tour de force della giornata, perché per preparare entrambe è veramente la quadratura del cerchio. Dopo un sacco di sudore, infatti, pupa 1 sistemata nello scuolabus, però adesso tocca pupa 2. Siamo in ritardo, ti ho aperto la macchina. Sì, abbiamo l'aiuola pulita adesso. Che corsa! Vieni adesso dentro che è tardissimo. Sì, le ortiche santificate siano. Questa può sembrare recitazione, ma ti assicuro che non lo è. La mattina è un tour de force, ovviamente, non finisce qui. Dopo colazione resta un ovvio campo di battaglia che riguarda sia la tavola sia i giochi della sera prima non ancora ordinati. E finalmente riesco a mettermi a lavorare in un orario variabile a seconda del tipo di caos che devo sistemare la mattina. Il mio compito per oggi è lavorare a due advertising, cioè due pubblicità su Facebook e Instagram per promuovere quello che è il mio lavoro di adesso. Quindi do un attimo uno sguardo ai numeri, ma poi, ta-dam, mi dedico un attimo a un'attività più piacevole, rispondere ad alcuni messaggi delle persone che mi seguono e che ho lasciato indietro. Oh, mica le ho lasciate indietro perché mi sono antipatiche, ma perché, come ti renderai conto da questo video, faccio un bordello di roba da sola. Poi scorro i miei gruppi di lavoro velocemente per vedere se ho dimenticato di rispondere a qualcuno e, nel caso, lo faccio. In questo caso ho trovato anche un bel po' di magia. Ma ora è assolutamente tempo di tornare alle Ads, che è un lavoraccio. Autostima, una maggior comprensione di sé, attivare le energie per cambiare quel che non va. Sai cos'è la cosa bella dell'online? Io vengo da una formazione umanistica sociale, cioè sono laureata in scienze dell'educazione, non in marketing. E anzi, ho sempre abbastanza schifato il marketing classico, insomma, no? Ecco, l'online non funziona in quel modo lì. L'online ha il privilegio, almeno in questo momento è così, di poter comunicare quello che tu sei. Quello che tu vuoi. Quindi anche con i tuoi idealismi, che magari in altre strategie un po' più manipolative, dovevi mettere da parte. Qui no, perché funziona così. Io adesso lavoro a queste ads, faccio girare queste ads. Cosa vuol dire? Che pago Facebook non per avere i like, eh? C'è proprio una incomprensione totale di questo mondo, ma per mostrare il mio annuncio a tot persone a seconda di quanto budget hai. Il mio è limitato, però comunque quanto più tu hai da investire, tanto più Facebook mostra i tuoi annunci alle persone che potenzialmente potrebbero essere interessate. Se non lo sono, scrollano oltre, ok? Quindi cosa vuol dire? Che il mio modo di comunicare, il mio modo di essere, la mia personalità, se non piace, scrolli oltre. Se piace e la persona si ferma e magari ha un problema di quel tipo, dove io comunque ho esperienza per proporre una soluzione, si ferma e magari ascolta. Adesso guardo un attimo qui la tabella, il mini corso della rabbia. Adesso il mio annuncio in qualche giorno ha, non credo che si veda, però una copertura di 5.700, non so se si vede, 5.700
755 persone. Ok, certo, non tutte si sono iscritte, sono un paio di giorni che l'ho messo fuori. Quindi l'online ha questa bellezza qui. L'online ti consente di restare te stessa e quindi di attirare persone che verosimilmente potrebbero trovarsi bene con te, ed è un vinco-vinci, perché sono anch'io molto più felice di lavorare con persone, si dice in gergo in target, ma semplicemente significa in questo caso che sono allineate con quello che tu sei e con quello che tu hai da proporre. Questo per rispondere alla domanda di curiosità di come funziona il mio business, ok? Dopodiché vorrei che mi si dicesse a quale uomo imprenditore viene chiesto di giustificare il come lavora e vengono aperte pagine per prendere in giro quello che lui fa. Ditemelo. Fine polemica. La bellezza è che è etico. Etico perché io non devo forzare nessuno o nessuna. Non devo manipolare nessuno o nessuna, perché se io manipolassi, ok, che è una roba che detesto di principio proprio, la persona vedrebbe una parte di me che non esiste, e quando mi ci trovo poi a lavorare insieme io faccio il doppio della fatica, perché devo continuare a tenere una maschera per qualcosa che non sono. Perché lo dovrei fare? Internet ti consente di arrivare ovunque, e tra l'altro è un modello che mi consente anche di continuare ad offrire cose gratuite. Perché i post sui social sì che ogni tanto spesso faccio ridere, ma ogni tanto informazioni le do. Molti dei miei video insegnano proprio letteralmente dei metodi, qualcuno invece di condivisione più filosofica. Per carità, comunico ciò che sono, ma tu puoi averne un'utilità gratuita da tutto quello che faccio, e allo stesso tempo per coloro a cui non basta, che vogliono scavare di più, che vogliono approfondire, allora c'è anche la mia parte a pagamento. Funziona così, semplice, trasparente, veloce, numeri alla mano. Torno a lavorare. Allora, sono quasi le 10:25. Sono così cotta che... Stavo mettendo la caffettiera sul fuoco con l'acqua, ma senza il caffè dentro. Perché le Facebook Ads, cioè la pubblicità che tu fai con gli annunci su Facebook, sono assolutamente fondamentali, ma non sono facili affatto. Facebook continua a fare modifiche e tu devi stare sempre aggiornata. Io non sono una tecnica di queste cose, quindi mi sto facendo supportare dall'intelligenza artificiale, da ChatGPT, che su qualcosa, su questi cambi, quantomeno mi aiuta a tradurre il linguaggio informatico di Facebook in comprensione per comuni mortali, e il tutto mentre oggi sto aspettando il mio consulente fiscale, perché c'è una rogna con le mie carte delle dichiarazioni di redditi. Nel senso, siccome sono passata quest'anno a partita IVA e non risultano le carte della mia casa, c'erano delle spese che a loro risultavano, ma a me non più, insomma, tutti questi pasticci da sistemare, ma lui ancora non mi ha risposto. E quindi, non il multitasking che fa malissimo, perché disperde l'attenzione, ma non è che posso stare a guardare il computer finché lui non mi risponde. Ci sono le notifiche attivate e intanto mi dedico alle ads. Però non prima di essermi fatta quel fettino. Beato caffè. Ora, spegnerò il telefono naturalmente, questa è un'eccezione, per il video una giornata con Ghiandicus, e mi berrò il mio caffettino. Nel frattempo che il caffè veniva su, io ho fatto un po' di sgranchimento di gambe, di braccia, di spalle, qualche movimento così, giusto un pochettino per ricordare al mio corpo che sono viva. Adesso mi prendo questa pausa, 5 minuti, ma ben fatta, staccata, e poi ritorno tutta la mattina sulle ads. Oh. Ok, 10:35, sono tornata in postazione. Qualcuno si era già chiesto, l'avevo probabilmente messi durante una diretta o non so cosa, a cosa servono questi guantini tagliati se sono a casa. A parte che lavorare sul computer dopo un po' mi gela letteralmente i polsi, però sono dei guanti che comprimono, e nel mio caso ho una tendinite storica, probabilmente dovuta anche all'uso degli spray, e aiuta un po' a tenere il tutto un po' sotto controllo, ecco. Se qualcuna o qualcuno di voi dovesse avere lo stesso problema, costano poco, io mi sento di consigliarli. Se li trovo ancora, metto il link in descrizione per far vedere quali sono. Ottima qualità, li ho da anni e sono ancora perfetti. Continuo col mio lavoro.
11.45. L'orario in cui di solito, con qualche eccezione, io programmo l'uscita dei post Instagram. I post Instagram di solito li faccio tutti quanti, registrazione, montaggio video, scrittura e programmazione, caroselli, quello che è, il lunedì. Quindi io il lunedì mi alzo la mattina e so che mi aspetta una giornata di full immersion sui contenuti gratuiti che rilascio alle persone. Quindi l'idea in genere le tiro fuori sempre, costantemente. Quindi adesso faccio le mie cose, tra un po' cucinerò, mi viene fuori un'idea, prendo nota sul telefono, per poi, quando arriva la giornata di lunedì, focalizzarmi, concentrare le mie energie su quello. Oggi ovviamente è venerdì, quindi quello che è uscito oggi l'avevo programmato il lunedì. Però alle 11.45 circa io mi connetto a Instagram, qualsiasi cosa stia facendo, a meno che non sia particolarmente di quelle che non ti puoi staccare, rispondo ai commenti lasciati lì, metto i like che non avevo ancora messo e condivido solitamente il mio post nelle storie, in maniera insomma da massimizzare la visibilità. Gli algoritmi sono cattivissimi, per cui io lo dico, dipendo moltissimo dal modo in cui voi interagite col mio contenuto. Quindi un cuoricino, una scemenza, un commentino con scritto anche mi fa schifo a me aiuta per far girare il mio post con l'algoritmo, e quindi questo significa anche la possibilità di incidere di più su più persone, tenendo conto che tengo moltissimo alla qualità dei contenuti. Certo che ogni tanto metto anche la scemenza, che però fa ridere, a volte sono più impegnativi i reel comici, perché prevedono tanto lavoro dietro, che non quelli esplicativi, dove le cose comunque le ho già qui dentro, quindi basta soltanto spiegarle. Quindi l'interazione con qualunque contatto, qualunque pagina, qualunque profilo a voi piaccia, è oro colato. È proprio un modo efficace e gratuito per voi di supportare. Quindi ho appena fatto questa cosa, adesso io sono ancora dietro a Laz, il mio consulente di fisco Zen non mi ha ancora risposto. Tra l'altro, per coloro che pensassero di aprire partita IVA, io ho un buono sconto di 50 euro per rivolgersi a Fisco Zen. È veramente a prova di deficiente, nel senso che dashboard chiara e tutto quanto, e lo consiglierei a chiunque, perché era una delle mie ansie. Oh madonna, commercialista, cosa faccio? Per chi lavora online non ha tanto senso avere un commercialista in loco, altro è magari per chi invece ha attività locali. In questo caso mi sento di consigliarlo, insomma, uno può anche chiedere una consulenza gratuita e poi vedere, non è un obbligo ovviamente, però se uno vuole 50 euro di sconto all'anno, che schifo non fanno, metto il link giù in descrizione. Torno con le mie ads, ho scoperto delle cose nuove, è veramente un mondo, però devo dire che sono nervosina e anche molto stanca, proprio perché a me non piacciono queste cose, ma la disciplina, no? Bisogna fare anche queste. Ecco cosa serve studiare le materie che non ci interessano, ci allena per quando dovremo fare, finalizzato al nostro lavoro, delle cose che non ci piacciono. A una certa ho messo la sveglia per evitare che la troppa concentrazione sul lavoro mi faccia dimenticare che è ora di andare a prendere le mie figlie, quindi anzi una figlia a quest'ora, quindi accendo la mia ghianda mobile che mi ha appena costato uno stipendio dal meccanico e vado a prendere la fanciulla. Una mini scuola in un paese di montagna fa sì che sulla microscopica strada di accesso alla scuola ci sia il traffico del centro a Milano, tutto concentrato all'orario di uscita dalla scuola. Quindi adesso sono qua parcheggiata, fa freddino fuori, tra l'altro ho la mia allergia al polline, la betulla adesso sta andando a bomba insieme al carpino nero, e quindi aspetto più che posso in macchina e tra un po' arriverà la mia pupetta. Ecco la mia topola. Ciao! È andata da schifo, cominciamo bene. Ok. A parte che oggi
devo scrivere 4 pagine per in 2 giorni, tu non fai 4. Cioè, andiamo a mangiare la pappa, hai fame? Per evitare di togliere troppo tempo al lavoro, faccio in modo di preparare il cibo anche per il giorno dopo. Praticamente un condensato di pappa che si fa tutta insieme in pentoloni più grandi e poi si porziona durante la giornata. Questo è necessario perché altrimenti se facessi un piccolo pasto tutte le volte il mio tempo non ci sarebbe in sostanza. Mentre mia figlia è di là che giustamente si guarda i suoi anime, in questo caso Demon Slayers, io sto prendendo, finito di mangiare ovviamente, qualche appunto per contenuti a proposito sul mio quadernino. E tra l'altro ho scoperto da poco questa cosa. Questo smart notebook è una sorta di blocco dove tu scrivi e poi puoi cancellare tutte le volte, fino a 500 volte per pagina, con dell'acqua oppure addirittura con il phon. E la consistenza è proprio molto cartacea. Questa cosa mi piace un sacco perché io uso tantissimo ancora la carta, anche se mi servo un pochino anche del telefono, e ho fiumi di quaderni scritti, e quindi l'idea di usare questo tipo di carta speciale e di poterla riciclare fino a 500 volte, quindi poter usare per praticamente potenzialmente una semi-eternità il mio blocchetto, mi rende particolarmente felice. E adesso penso che mi berrò ancora un goccettino piccolo di caffè, dopodiché tornerò con il mio lavoro sulle ads. Pensa un pochettino, comunque tutta la mattina per un annuncio su Facebook. Fare ads vuol dire anche fare grafiche, e ovviamente io non sono una grafica professionista, ma piano piano sto cercando di lavorare a uno scontornamento per un'immagine che voglio usare per il mio annuncio sul corso della rabbia, che tra l'altro, se stai guardando questo video fino al 17 aprile, puoi ancora iscriverti ed è totalmente gratuito. Ho cambiato idea, che te ne pare di questo? Adesso si assembla il tutto. Bene, alle 15:45 minuti ho finalmente finito tutto l'aspetto delle ads che volevo inviare. Cosa faccio adesso? Un'altra piccola pausa, bagno e poi torno di qua a iniziare a rispondere alle email, perché è qualche giorno che non sono riuscita a farlo per altro tipo di rogne. Quindi adesso si va a trovare le vostre email. Ma cosa è successo qua? Che ho risposto a una mail, poi ho fatto questa mia pausetta e non c'è stato niente da fare, il mio corpo si è totalmente ribellato. Mi sono messa un pochettino in divano con la mia figlia grande, anche per coccolarla un po', insomma, perché lavorare in casa significa anche ogni tanto staccare e coccolarti la tua fanciulla, ma sono miseramente crollata sul divano e quindi è finito che mi sono svegliata per cena, e quindi abbiamo messo su una quick cena, tipo questa qui. Ecco, lo so che i carboidrati la sera è però un po' un premio per le giornate difficili, ci va. Dopo cena, quando ormai c'è tutta la famiglia riunita, le bimbe volevano vedere un film tutte insieme, e come fai a non accontentarle? Verità, credimi. Sono una mamma pericolosa e cattiva. Nonché un po' di gioco con la mia bimba. Sei armata, è una paura di... Sono una mamma mannara. Sono una mamma cattiva. La fine giornata non ce l'ho, siamo andate tutte quante a letto, le bimbe hanno voluto che leggessi loro una fiaba, o meglio, Morgana voleva che leggessi lei il libro di Alice nel Paese delle Meraviglie, invece Genzana voleva che le raccontassi la fiaba di Cenerentola, e quindi questa è stata la chiusura della nostra giornata. Io a sera non ci arrivo, praticamente crollo miseramente, però una giornata con zia Ghianda l'abbiamo vista, abbiamo visto come lavoro, ovviamente è un campione perché ci sono miliardi di attività che devo fare per il mio lavoro. Abbiamo visto un po' come la penso, come tiro avanti, come la mia routine. Questo finale di video lo sto registrando il giorno dopo. Ieri ero con la giacca, oggi sono in canottiera, fa un caldo porco e sto aspettando la mia bambina che finisca di fare la sua attività con i lupetti. Un abbraccio e spero di trovarti iscritto o iscritta su questo canale, oppure sui miei social, su Instagram oppure su Facebook, e ci vediamo al prossimo video.